Non puoi avere paura se giochi alla Juve. Oggi ognuno di noi quando va a dormire deve pensare alla partita di oggi, deve riflettere quello che ha fatto male e pensare a dare qualcosa in più, dal numero uno all'ultimo, dal mister, dalla società, tutti dobbiamo oggi fare un bagno di umiltà per la situazione in cui siamo. Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi sarò abbastanza severo con la Juventus, con i suoi tesserati e nelle pagelle. Veramente dovrò dire delle cose anche molto molto brutte. Tanto come avete passato questa nottata di Halloween, questa notte di Halloween veramente terrificante, tremenda, da cavarsi gli occhi, come ho detto nella live reaction di ieri, dopo l'ennesima brutta prestazione e sconfitta della Juventus. C'è OneFootball qui sotto in descrizione, scaricate l'applicazione che vi permetterà anche di monitorare gli highlights delle partite. Io prima di mettermi qua a fare il video delle pagelle mi sono riguardato ancora una volta gli highlights su OneFootball e mamma mia, quindi se volete dire mamma mia anche voi scaricate OneFootball, è completamente gratis, il link è qui sotto in descrizione. Voglio partire da un principio, e cioè Allegri ad oggi sarebbe da esonero, ma l'abbiamo detto anche ieri sera, banalmente, lo dico con la più totale tranquillità, l'avevamo detto nel video card post partita e questo ve lo confermo, perché la Juventus che si mette a metà classifica dopo 11 giornate con 15 gol fatti e 15 gol subiti e 15 punti conquistati è sicuramente una cosa abbastanza inaccettabile e sicuramente Allegri ha le sue colpe. Voglio però anche toccare un punto, un tasto abbastanza importante, e cioè in questi giorni sto leggendo che Allegri è da esonerare perché Allegri anche all'epoca ha sempre vinto con una squadra forte e ora che non ha la squadra forte si vedono i suoi limiti e quindi è da mandare via. Però secondo me c'è un cortocircuito all'interno del ragionamento stesso, e cioè si sta ammettendo implicitamente che quindi questa squadra non è forte. E quindi se questa squadra non è forte puoi anche sì mandar via Allegri, però comunque prendi un allenatore a cui hai in mano una squadra che continua a non essere forte. E questo è il problema di fondo, secondo me. Dall'altra parte vi posso anche dire, l'anno scorso avevamo Pirlo e abbiamo mandato via Pirlo perché la situazione disastrosa che stiamo vivendo adesso è stata la stessa situazione disastrosa dell'anno scorso. È scoppiata dopo magari la bolla, perché Cristiano Ronaldo comunque dei problemi te li aveva sempre risolti, però hai semplicemente pensato Pirlo non ha la bravura e l'esperienza di poter gestire questa situazione e di sistemare questa situazione, cosa che invece Allegri può fare, e quindi vado a prendere Allegri perché sono convinto, appunto tramite la bravura e l'esperienza, che possa essere in grado di mantenere saldo lo spogliatoio e di uscire dalla crisi. Questo è il ragionamento lineare della Juventus ed è per questo che adesso da Allegri pretendo proprio questo, perché è sì da esonero a livello numerico, ma il ragionamento che vi ho fatto prima ci fa proprio intendere come in questo momento puoi metterci davvero chi vuoi sulla panchina della Juventus, ma ragazzi il risultato probabilmente non cambierà, e anzi ve ne dico un'altra: io credo che sia anche giusto adesso iniziare a puntare il dito contro i giocatori, perché questa non può essere la normalità. E ve lo dice uno che quando c'era Sarri, sembra quando c'era lui, e gli chiedevano però sai adesso Sarri sì vabbè sta vincendo, però non è che dovrebbe tornare Allegri? E io sono sempre stato il primo a dirvi no, c'è Sarri adesso e ci concentriamo su Sarri. Stessa cosa con Pirlo l'anno scorso, questa voglia continua di mangiare gli allenatori, sapete cosa porta? A deresponsabilizzare i calciatori, perché un Rabiot, un Bentancur, un Ramsey, un Alexandro, adesso loro vanno in campo e pensano vabbè anche se va male come abbiamo sempre fatto in questi anni, tanto al massimo cambia l'allenatore. Io ho citato questi perché sono stati allenati tutti da Pirlo, Sarri e da Allegri negli ultimi 3 anni, e sono giocatori che non hanno fatto effettivamente la differenza. E allora nella testa del giocatore c'è questo principio, c'è questo ragionamento secondo il quale vabbè tanto al massimo si cambia l'allenatore. No, sto paio di palle. È ora di iniziare ad assumersi tutti le proprie responsabilità.
Perché è vero come è vero che Allegri ne ha tante di colpe, ma ci sono dei giocatori che dovrebbero veramente vergognarsi di guardarsi allo specchio e di indossare la maglia della Juventus e di essere pagati delle cifre astronomiche della Juventus e di bloccare il mercato della Juventus e di non aiutare la causa della Juventus e di non dare tutto per la maglia della Juventus. Perché l'allenatore ha delle colpe, l'aveva Sarri, le aveva Pirlo, le aveva Allegri, ma non può essere sempre solo uno, un singolo, a pagare per tutti, anche per chi non ha voglia neanche di dimostrare di essere giustamente all'interno della rosa. Questo è un concetto che deve essere scolpito e inciso nella pietra. Poi, per quanto riguarda Allegri, c'è una cosa, anzi due sono le cose che deve modificare, che deve cambiare e delle quali ho fiducia in Max e sono convinto che ci possa arrivare a sistemarle. Ma siamo in ritardo e ad oggi, Massimiliano, ma lo sai anche te, il calcio è fatto così? La critica te la tiri addosso e anzi te la sei tirata addosso anche giustamente te stesso in conferenza stampa dicendo no, vabbè, le colpe sono le mie e non puntando il dito con i calciatori, contro i calciatori, perché pubblicamente non potevi farlo. Ma adesso bisogna massacrarli, nel privato. Due cose chiedo ad Allegri, il cui voto di ieri è 4,5. Capire questa squadra, quali pochi punti forti ha e farli risplendere. Quindi non possiamo giocare per crossare sempre e comunque. Ed è la reazione che abbiamo avuto ieri, nel secondo tempo. E questo mi fa ancora più arrabbiare, perché vuol dire che iniziamo a giocare a tratti quando ci va, perché poi non abbiamo voglia. A un certo punto abbiamo iniziato a giocare consapevoli del fatto che l'unico che la potesse risolvere era Dybala e di giocare in funzione di Dybala sempre. Quindi andando alla sponda con Morata, alla sponda con Bernardeschi, per metterla sul destro, sul sinistro di Dybala, che potesse pennellare da fuori. Questo è stato, Ieri ci siamo veramente resi conto, una certa, che dovevamo giocare così. E perché invece nel primo tempo continuavamo a arrivare sul fondo e crossare, a metterla sulla testa dei giocatori che non vanno a riempire l'area di rigore? E lo sappiamo che non vanno a riempire l'area di rigore. Allora, se abbiamo delle caratteristiche che ci impediscono di fare quella roba lì, perché continuiamo, e lo sappiamo e continuiamo, a perseverare è diabolico. E l'altra cosa che pretendo da Allegri è appunto questa, che riesca a entrare nella testa dei calciatori e che gli faccia venire voglia di giocare con la maglia della Juventus. Perché se è vero che si fa andare via Pirlo l'anno scorso proprio perché non era in grado di farlo e perché si vedeva dei giocatori svogliati, stessa cosa per Sarri, che definisce la squadra inallenabile e che quindi nessuno ci sputa il sangue, nessuno dà tutto in campo, nessuno è disposto a venire per la maglia della Juve. Questa è una colpa dell'allenatore, perché non riesce a tirare fuori il meglio da questi ragazzi. Però se questi ragazzi sono duri come la pietra, dei testoni, è inutile. Possiamo cambiare e metterci chi vogliamo. Possiamo prendere Sarri, Pirlo e Allegri, tre capri espiatori, e prenderne un quarto, metteteci chi volete. Ma se questi non si decidono che bisogna giocare a calcio, non si va da nessuna parte. La società ha delle colpe per aver allestito una squadra non all'altezza. L'allenatore ha delle colpe perché non è ancora riuscito a capire questa squadra e mettere giù un piano gara efficace in fase di possesso e una buona fase difensiva. Queste sono cose palesi, ma la squadra, non dimentichiamoci mai che i giocatori hanno delle colpe. Non giustifichiamo più i calciatori, hanno delle colpe. Sono colpevoli, forse i maggiori colpevoli. Perché non puoi non aver voglia di giocare a calcio nella Juventus? Sei un milionario che non ha voglia di giocare a calcio, che ti ha dato tutto il calcio nella vita, che se no chissà dove vai a finire, e non c'hai voglia di giocare a calcio. Piccoli a livello umano. Piccoli a livello umano a non dar tutto in campo. Poi si può perdere, ma dammi tutto in campo. Sei scarso, dammi tutto in campo, esci con la maglia sudata, non lindo, perfetto, con neanche una macchia di terra, mettici la gamba, a costo di farti male, non ci metto la gamba, non vado a saltare, vado io allora, oh, ma cosa stiamo dicendo? Cosa stiamo dicendo? Non è la situazione di normalità che la Juventus sia messa così, è ora di darsi una svegliata. 4,5 Allegri, se è Szczęsny, poveraccio, non ha nessun tipo di colpa, niente, non ha nessun tipo di colpa in assoluto, non mi ricordavo neanche chi giocava in porta, ho dovuto controllare su OneFootball.
5 Chiellini, c'è un momento nel secondo tempo che si perde Kalinic e ormai ci fanno anche il terzo. 4 e mezzo Bonucci, è stato un incubo vedere la marcatura sul gol di Simeone il secondo. Vado, non vado, vado, non vado, vado, non vado, non vado, ce la mette nel set. 5 a Cuadrado, Juan, ma cosa ti è successo? Cosa ti è successo? Dimmi che cosa ti è successo. Non sembra neanche un lontano parente di quello dell'anno scorso. È il cugino? Stiamo facendo giocare il cugino di Cuadrado? Non lo so, 5. 6 a Danilo, che trova almeno l'imbucata per il gol di McKennie, che ci dà quel sale e quella voglia, quella speranza di... Non ho niente da rimproverare a Danilo. Mai. Lui è uno davvero che suda la maglia, eh. Danilo è uno di quelli che apprezzo di più in assoluto nella rosa della Juventus, perché è un uomo vero, una bravissima persona. È in campo, è un gobbo, è un cazzo di juventino Danilo. E mi suda la maglia, e sa cosa vuol dire la maglia, sa cosa pesa la maglia. Ne avessimo 11 di Danilo. Alexandro, 5. Anche qua. È sempre la stessa storia con Alexandro. Delle partite da fenomeno, delle partite che sembra inseminito, come si dice dalle mie parti. Inseminito. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. È una roba che ho sempre detto di Alexandro, ma ce ne sono due? Abbiamo... Ditemi che sono gemelli, sono due gemelli, ce n'è uno forte e uno scarso, di solito quello forte magari ha un impegno e ci mettiamo in campo quello scarso. Non riesco veramente a capire come possa passare da delle prestazioni in cui dici Dio buono, meno male che quest'anno si è svegliato, oh, eccoci qua, a delle prestazioni a dire oh, ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? 5. Rabiot e Arthur, 4 per due motivi diversi. Arthur perché recupera palla e poi la regala agli altri per il gol dell'1-0, passaggio stile Benevento uguale, l'anno scorso ci fa gol Gaetano Letizia, quest'anno ci fa gol il Ciolito Simeone, identica, stessa dinamica, uguale, quindi questo è una cosa da segnare con la matita rossa perché, sai, una volta dice un caso, la seconda, allora vuol dire che non è Pirlo, per intenderci, è un centrocampista di qualità, ma non è Pirlo, no, non è Pirlo, siamo abbastanza... convinti di questo. È ancora più tremendo 4 ad Arthur, ancora più tremendo vedere a rallentatore o comunque rivedere l'azione del gol che prendiamo, abbiamo 5, 6, 7 uomini in area che camminano, guardano in aria, guardano per terra. Cosa c'è per terra? Cosa avete visto per terra? Non posso neanche dirvi ci sono 50 euro per terra che le dovete tirare su, perché voi con 50 euro vi pulite il culo. Vi pulite il culo perché siete dei milionari viziati. E allora non guardare per terra. E allora non guardare alto. Guarda gli avversari. Stai giocando una partita con la maglia della Juventus Football Club. E bisogna vincerle. O comunque giocarle. O comunque soffrirle. Vergognosi. Vergognosi. Su Rabiot mi sono già espresso ieri sera. Ve l'ho descritto in un campo di margheritine, tutto bello tranquillo, che saltella beato e le raccoglie. Perché sembra sempre... sempre in vacanza, sembra che sia sempre domenica per lui, che si vinca, che si perda, non si scala mai la marcia, andiamo sempre con la prima, c'è il motore che grippa a forza di non cambiare marcia, andiamo sempre con la prima, ma anche sullo scatto, andiamo con la prima, ma ci recuperano sempre. E poi anche sta cosa qua, Max, di sto modulo con Rabiot non sta funzionando, santo il Signore, un conto è, non mi piace, mi porta dei risultati, lo accetto, sto zitto, ma non funziona e i risultati non arrivano ed è oggettivamente anche brutto come modulo cervellotico, non lo capiscono, non ne hanno voglia, ma facciamo una roba lineare nel momento di difficoltà, ma una roba semplice, ma un 4-3-3, un 4-2-3-1, un 3-5-2, non me ne frega niente, quello che ti pare, l'importante è che sia semplice e che i punti di forza, Chiesa e Dybala possano coesistere all'interno del contesto. E per il resto basta. Madonna, che fatica. Che fatica. Bentancur 5. Non è da 4, nemmeno da 6. Giocatore che ogni tanto un po' di voglia ce la mette. Un po' di voglia ce la mette. Però, ragazzi, che fatica. Che fatica. A Locatelli do 6, perché entra, poveraccio, che colpa ha. Entra nel momento peggiore degli ultimi 10 anni della Juventus, è un centrocampista, devo pretendere che me lo risolva Locatelli?
entra McKennie, gli do 7 a McKennie, ed è quello che dicevamo l'altro giorno. Non me ne frega niente se la prima parte di stagione l'hai fatta male. Ora è il momento di giocarti le tue carte alla Juventus, perché è un in-out, dentro o fuori. Si decide adesso chi sei e chi vuoi essere, Weston. Sei un giocatore con delle caratteristiche uniche all'interno della rosa della Juve. Per quanto mi riguarda, il centrocampo titolare dovrebbe essere Locatelli, Arturo e McKennie, perché due sono quelli con la qualità maggiore e l'altro, McKennie, ha delle caratteristiche uniche. È l'unico giocatore in grado di creare qualcosa in zona gol, di andare a riempire l'area, di creare l'inserimento, di portarsi via l'uomo. Ci serve McKennie. E allora, Weston, accendi il cervello, lascia stare tutto il resto. So che sono delle tentazioni, ce ne sono tante le tentazioni nella vita. Pensa che sei un calciatore della Juve e puoi diventare un calciatore importante per questa Juve. Mettitelo nella testa, ti prego, che abbiamo bisogno di un calciatore con le tue qualità, ma abbiamo anche bisogno di un calciatore con le tue qualità, con la testa e la consapevolezza di essere un calciatore della Juventus. Ti prego, Weston, veramente ti scongiuro, ti sto chiedendo questo favore. Parlo subito di Bernardeschi, Kulusevski e poi passo ai due titolari. Kulu, io ragazzi, a un certo punto ho detto, ma l'abbiamo messo su? 5,5. Do 5,5 per rimanere largo, proprio perché anche lui entra in un momento difficile. Il Berna 6 invece, fa anche quell'appoggio bello per Dybala verso la fine, che poi Montipò si deve superare. Berna, ragazzi, è quello che vi dico da un po'. Credo che sia uno dei calciatori più scarsi all'interno della rosa della Juventus, eppure almeno lui mi fa vedere che c'ha voglia. Quest'anno almeno mi fa vedere che c'ha voglia. Non sto chiedendo tanto, gli sto dando 6 da subentrato. Però almeno uno che mi fa vedere che sa che cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus e che mi corre dietro per recuperare i palloni e che si sbatte. Cioè, non sto chiedendo la luna. Sto chiedendo un po' di voglia di giocare con la maglia della Juve. Capite come sono ridotto male? A chiedere della voglia ai calciatori di giocare con la maglia della Juventus? Se no quella è la porta, ve lo dico proprio tranquillamente. Morata 5, ma non è il 4 dell'altro giorno, perché almeno a un certo punto si è reso conto che deve giocare in funzione di Dybala e basta, perché se no non facciamo gol. Perché se no non facciamo gol. 5, Alvaro, quel colpo di tacco nel primo tempo non troviamo il gol. Quel tiro di sinistra nel secondo tempo, dritto per dritto, neanche vicino allo specchio della porta. Ragazzi, io ho le baselle sotto di tutto l'anno, Morata. 5,5, 7+, 7, 6, 5,5, 6, 5,5, 4, 5. Le uniche volte veramente sufficiente, Milan e Napoli. Due big match a confermare ulteriormente che Morata è un giocatore da partita secca, che sente bene le partite contro le squadre più forti, perché magari vanno a scoprirsi queste squadre. Quando le altre squadre invece si chiudono o comunque la partita non è di livello, Morata non fa gol. Non c'è. Ma com'è possibile questa cosa? Ma com'è possibile? E io me ne ricordo tanti di gol di Morata, dei gol all'Inter, dei gol al Milan, dei gol nelle finali di Coppa Italia, dei gol nella parte finale della Champions, dei gol in Champions. Non mi ricordo gol di Morata col Sassuolo, non mi ricordo gol di Morata con l'Empoli, non mi ricordo gol di Morata con l'Hellas, per dire le tre squadre da cui abbiamo perso. Non me ne ricordo con la Samp, col Genoa, non mi ricordo gol di Morata contro le piccole squadre, me ne ricordo un sacco contro le grandi. Ditemi voi se può essere un attaccante da campionato, da Serie A, da 38 giornate. Cioè, ce ne sono 5 o 6 di squadre forti. Non puoi giocarmi 5 o 6 partite per due, una decina di partite su 38. Le altre 28 non le giochiamo. 5. Dybala 7 più, perché per me è il migliore in campo, è l'MVP. Ed è vero che non ha fatto gol, beccato una traversa anche ieri, superato, si è dovuto superare il portiere a un certo punto con una parata nel finale. Tirato un paio di volte dalla distanza, uno anche di destro addirittura. Io, se vado a memoria, me ne vengono in mente 4, 5, forse addirittura 6 di occasioni di Dybala, che è stato veramente l'unico a creare qualcosa. Era Hellas Verona contro Paolo Dybala ieri sera. Hellas Verona contro Paolo Dybala. E anche contro il Sassuolo mi è toccato di leggere delle critiche a Dybala, che anche lì era stato quello che predicava nel deserto. Che predicava nel deserto. Perché io vado a vedere le statistiche di ieri su OneFootball, ve le dico al volo. 55% di possesso palla della Juventus, quindi 45% dell'Hellas. L'Hellas 12 tiri, la Juve 15. L'Hellas 5 tiri in porta, noi 4. L'Hellas il 44% dei duelli vinti, noi il 56%. Cosa significa? Che a un certo punto ci siamo svegliati e abbiamo iniziato a giocare.
Ma perché non lo facciamo sempre? E perché solo pochi danno veramente l'impressione di essere interessati a quello che fa la Juventus? Perché alcuni sembra che si vinca, che si perda, ma tanto fa lo stesso, perché adesso vado a casa e faccio una doccia e tanto i soldi mi arrivano lo stesso? Perché? 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 Voglio sapere perché. Scrivetemelo voi magari nei commenti. Ah, aggiungo una roba finale su Allegri. Non ho capito il cambio di Pellegrini. Non so se Alessandro è stato male, c'è stato qualcosa. E a questo punto, Max, c'è una piccola possibilità che hai Jorge, anche perché martedì giochiamo in Champions, Pellegrini e Caiorghe non sono in lista Champions, ieri era l'occasione giusta per far rifiatare due commemorate Alessandro, che tu stesso hai detto ce ne sono tanti stanchi, stanno giocando sempre, con due giocatori che sono giovani, possono essere il futuro di questa Juve, hanno avuto ancora poche possibilità e non sono in lista Champions e quindi non li possiamo schierare.